Volevo chiedere a Gurudev se ci spiega un po' qualcosa riguardo allo yoga pit, quindi allo yantra o mandala di Goloka. Asking Gurudev if you could explain about the yoga pit, the yantra, the picture we see of the lotus flower petals of Goloka Vrindavan. Yoga pit, the main thing is in the central place where to meditate. Lo yoga pit è il luogo principale dove noi dobbiamo meditare, su cui noi dobbiamo meditare. And this meditation, there is two places for Gauranga. E ci sono due luoghi in realtà su cui noi meditiamo, su due yoga pit. Uno è quello di Gauranga. And one is Radha Mohan. E l'altro yoga pit è quello di Radha Mohan. So, general, the people say yoga pit is Srivasagar. Generalmente, quando ci riferiamo allo yoga pit di Gauranga, uno dice che questo è lo Shiva Sangam. And they say in Vrindavan, Rupa Goswami place is Radha Govinda. Mentre a Vrindavan, lo yoga pit, il luogo di Rupa Goswami è Radha Govinda. Place. Il luogo di Radha Govinda. But my Gurudev explained, yoga pit is that where is your Ishtadev sitting. Però il mio Gurudev mi ha spiegato che lo yoga pit è quel luogo dove sono situati la tua Ishtadeva, la tua divinità di adorazione, che adori. That is my meditation. E quella è la mia meditazione. Yoga pit means the place of meditation. Yoga pit significa il luogo su cui uno medita. If somebody has no meditation, they can meditate in Radha Govinda place or Srivasagar. Colui che non ha una meditazione fissa, allora può meditare su Radha Govinda oppure sullo Shiva Sangam. But if somebody has an Ishtadev, they have to meditate in their Ishtadev. Se però uno ha un Ishtadeva, una divinità ben specifica, allora il suo yoga pit, il suo luogo di meditazione sarà quello della sua Ishtadeva. Prima di ask. What? Come thought I can breathe. Ah, copy. Yeah. That question. È chiaro? Poi. Sì, grazie. Vuoi chiedere altro in merito, non so. Non lo so, ne avevamo parlato, non so se posso fare qui questa domanda, perché mi piacerebbe disegnare questo yantra, questo yoga pit all'interno di quello che è il luogo dove noi pratichiamo yoga, no? Al centro di Yoga Purnima, però non lo so se è una cosa molto personale, quindi legata alla meditazione personale, come ci spiegava lui, in cui magari ci si deve fissare sulla propria Ishtadeva, oppure se è un qualcosa che posso disegnare in un luogo dove sostanzialmente vengono tante persone, se questo può in qualche modo essere fruibile da chi viene all'interno del centro e se magari può aiutare le persone in qualche modo. Sì,
she's asking because she has a yoga center and she had the idea to install a painting of the yoga pit in her yoga center, but she's doubtful maybe if it's too much a personal thing and it's not good to make public. No, personal thing. Or you can keep the Radha Krishna picture. This is also yoga. Mm. But yoga pit picture is not. Lo yoga pit è personal. No, perché è una cosa molto personale che riguarda la pratica, una cosa personale e intima. Puoi tenere le immagini di Radha Krishna che sono come uno yoga pit, una meditazione, però lo yoga pit no, non, è una cosa personale, non è buono metterla. Ok, che infatti era il dubbio che avevo, grazie. Deve essere usato soltanto per la meditazione personale. Grazie. Ramananda. Ramananda, hai delle domande? Gurdev chiede se ce l'hai tu. Bhagavad Gita, some positions like one day. Sundaram, very nice. Se ci sono delle domande dalla Bhagavad Gita, sulla Bhagavad Gita. Oh, any place. Bhagavad Gita. Oppure in qualsiasi altro libro, Shastra, qualsiasi. Ma Bhagavad Gita, Amrita, Shritamrita. Sridhar, Dade. Dandavat, Dandavat, all of you. Yeah, Rade. Hey, Rade. No. C'è Ramananda, ce l'hai la domanda, Ramananda? Se non la faccio io. Io ce l'ho, ma fa prima tu, perché sennò è noioso sempre le stesse persone che chiedono. Dai, fammi sta gentilezza. Non ci annoi mai. Prima il caro Sundaram. Vabbè. Sridhar, io in diverse classiche a cui non ho potuto assistere, ho sentito che il verso 85 del Vilakku Sumanjali è la connessione con il Mahamantra. La vera, reale connessione con il Mahamantra. E io da curiosone me lo sono andato a leggere da solo, però non è che ci ho capito tanto di questa connessione con, tra il verso del Vilakku Sumanjali e il Mahamantra. Quindi volevo dire se magari lo possiamo rileggere assieme, perché quando c'era lì Gora Sundara dalla Germania, ho visto che ci hanno passato 3-4 giorni su questo verso. Sì. Sundaram is saying that he was not present for a few classes, but he heard that there were 3-4 classes about verse 85 of Vilakku Sumanjali. And you explained, Gurudev, that this verse is very much connected to the meaning of the Mahamantra. Mahaprabhu. Di quello che dice con Mahaprabhu, non il Mahamantra. So I was reading now this because I'm not curious, but I could not understand much by myself. How Mahaprabhu is Adharya, merciful. Everybody say Mahaprabhu is Adharya avatar, is a mercy avatar. Riguardo di Mahaprabhu, tutti quanti dicono che Mahaprabhu è Adharya avatar, che sarebbe l'avatar della misericordia. Quindi perché lui è l'avatar della misericordia? When Krishna time, Radha Krishna, Krishna is not merciful. Difficult to find, know about him and to reach to him.
Krishna non è molto misericordioso, è molto difficile poterlo raggiungere per via della sua misericordia. So to relish the mood of Radhika. Quindi per gustare il mood di Radhika, Krishna become Mahaprabhu. Krishna è diventato Mahaprabhu. And he really took with the promise that he will follow the mood of Radhika. E lui ha fatto una promessa che realmente seguirà il mood di Radhika. Promise, he promised in that 85. Promise means we promise that we will follow Gurudev, but nobody follow Gurudev. Quindi lui in questo verso numero 85 ha promesso, cioè il verso spiega come Krishna ha fatto questa promessa. Come ad esempio, la promessa cosa significa? Come ad esempio dico, ho promesso a Gurudev che lo seguo, però in realtà non lo seguo. Because our independent nature not want to take shelter of Guru. Perché la nostra natura indipendente non vuole farci prendere rifugio nel Guru. But Krishna took refuge and surrendered to Radhika. Però Krishna si è arreso nella forma di Mahaprabhu, Krishna si è arreso a Radhika. So even Krishna is calling to Krishna. How is it possible? If it's the Krishna, how he will remember Krishna? My question is this. Why Mahaprabhu is crying for Krishna? Allora, la mia domanda è, se Mahaprabhu è Krishna, allora perché lui piange sempre per Krishna? Perché vediamo che Mahaprabhu chiama sempre Krishna, Krishna. Però se lui stesso è Krishna, come fa a piangere per Krishna? Any place you see Mahaprabhu say Radha Radha? C'è qualsiasi passo in cui Mahaprabhu esclama Radha Radha? Never. No, mai. Why? Because Krishna become Radha. Perché Krishna è diventato Radha in Mahaprabhu. Si become Radha. One minute. Ok. Un attimo. C'è una chiamata importante, Gurudev. Radhe Radhe. Secondo. Yeah, how are you? You're driving.
Radhe Gurnim adesso torna Gurudeva, è una telefonata in corso. Ah, allora no, perché mi sono distratto un attimo, pensavo di aver fatto qualcosa io, ok, scusa, perfetto. Qui praticamente ci sa da mettere... What was the study? There, Krishna took the promise that he would follow Udari. He promised and he became Radha. Quindi Krishna ha fatto questa promessa ed è diventato Radha. And where is Krishna? Quindi dov'è Krishna in Mahaprabhu? So, what happened? Radha has to become Krishna. E che Radha anche deve diventare Krishna. So this is Audharya. Both side is Radhika. Quindi questa Audharya, fuori e dentro è Radhika. Entrambi i lati. This is the beauty of 85. Che questa è la bellezza del verso 85. And second thing, what is our blockage? Because I cannot connect and realize it. This only can go with Harir Nam, Harir Nam, Harir Nam I Kevalam, Kalau Nasti, 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 Gatiyan. So this only our blockage to remove this Mahamantra is most, most important in our life. Quali sono i nostri blocchi? Perché come rimuovere i blocchi che non ci permettono di praticare e di realizzare? Lo possiamo fare soltanto attraverso il Mahamantra, con il verso. Sono solo io che non sento, scusate, Radhe, io non sento nulla. Radhe, no, è saltata la connessione a Vrindavan. Chiedevo a Yaso se aveva una domanda sulla Bhagavad Gita dopo Ramananda, per cortesia. Ma in genere le risposte... Allora, Yasoda c'ha la bocca piena, ha detto di dirlo io, non ce l'ha sulla Bhagavad Gita, no. Ma se si può fare su un altro argomento, chiede cosa significa quando c'è... Aspetta, lo... No, va bene anche dopo, sì, ma in genere, tanto quando la risposta a Ramananda dura un'ora e mezza o due, per cui... Ecco. Dico, se c'entra col tempo, cosa se Gurudeva può spiegare cosa vuol dire che il Mahamantra può essere cantato senza rigide regole? Ok, ecco, allora faccio la domanda. No, aspetta, Sridhar, perché è saltata la connessione e ci stavi traducendo la risposta di Gurudeva, che era quali sono i nostri blocchi, perché non canto il Mahamantra? E poi sì, ti sei bloccato perché è saltata la connessione. Ha detto che per via dei nostri blocchi noi non riusciamo a praticare e a realizzare, e l'unico modo per rimuovere questi blocchi è il canto del Santo Nome, e ha citato il verso Harer Nama, che dà pressione e importanza al canto del Santo Nome, che non c'è altro modo per rimuovere quindi tutti questi blocchi. What? No,
no, before connection was blocked, so I just repeat the, your answer. Yeah. So, claro. We create the blockage, is not created by Krishna, it is not created by others. I create my blockage. Then who will remove that blockage? Guru Dev say, this is the mantra, he will remove your blockage. Quindi siamo noi che creiamo i blocchi, non è Krishna. Come facciamo quindi poi a rimuovere questi blocchi? Il guru ci dà il mantra e ci dice, grazie a questo mantra tu sarai capace di rimuovere tutti quanti i blocchi. I don't want to remove blockage, we don't like to chant Mahamantra. Però se io non voglio rimuovere questi blocchi, automaticamente potrò vedere che non avrò neanche gusto per cantare il Mahamantra. Blockage will stand. E i blocchi saranno sempre lì. Then Gurudev give Diksha. Okay, Diksha and Mantra both do. Allora Gurudev ti dà anche Diksha e dice canta sia il Mahamantra che anche i Diksha Mantra. That's easy to remove. Two mantras I give you. And now it will remove, but again my desires and no faith in it. Così che il guru dice, adesso ti do quest'altri mantra, quindi avrai la potenza non solo del Mahamantra, ma anche del Diksha Mantra per rimuovere questi blocchi. Però ancora non funzionano, perché io non ho ancora sviluppato una fede in lui e nei mantra. Why? Perché? Because I have too much diversion. In morning class, Kishori, too much diversion. Perché ho troppe divergenze. Stamattina nella classe di questa mattina c'era Kishori dal Giappone che ne parlava. So we don't understand the quintessence. Deviazioni, troppe deviazioni, e quindi non possiamo comprendere qual è la quintessenza. What is quintessence? Cos'è questa quintessenza? Shuddha Sattva. One pointedness. La essere centrati in un unico obiettivo. Like Kishori, morning was this month. Uddhava is telling, reading that, explaining. This is the, because we have no quintessence, we have so much divergence in my loving nature. So I love this, I love this, I love. So we have no greed for that. Narayan Maharaj always say, we lose our greed one-pointed because of not one-pointedness. Io non essendo situato nella quintessenza ho molte deviazioni. Non sono amorevole, non ho l'amore fisso con un unico obiettivo. Dirigo il mio amore in molti centri diversi, e Narayan Maharaj ha spiegato che se non sei completamente centrato in un unico obiettivo, allora non puoi situarti nella quintessenza. Because greed. When one pointedness will come, then greedy, I will become greedy for that. E il desiderio si può manifestare soltanto quando io centro. Mi centro in un unico obiettivo. Quando mi centrerò in un unico obiettivo, allora diventerò desideroso di raggiungere quell'obiettivo. And when I will not do that, then my greed will come. So I'm not happy with dream, not happy in thinking. I'm not happy even in the flash to see you. I want to be always in your service. This greed will come. Quindi right. Il desiderio arriverà soltanto quando mi centrerò in un unico obiettivo. E quando ho un unico obiettivo,
il tipo di desiderio che avrò è che non mi basterà più sognarlo, non mi basterà più sentire il suo odore ogni tanto, avere delle visioni saltuarie. Vorrò essere sempre impegnato al suo servizio. Questo tipo di desiderio si manifesterà. That is rasa. What is rasa? Rasa is Krishna. Che cos'è il rasa? Il rasa è Krishna. And Mahabhav is Radhika. E Mahabhav è Radhika. When rasa come, when they both are sharing and meeting, that is rasa. And this without Mahabhav and rasa, ananda is not coming. E questo rasa prende davvero forma quando si incontra con il Mahabhav, ovvero con Radhika. Quindi quando Krishna e Radhika si incontrano e scambiano i loro passatempi amorevoli, allora da questa unione viene l'ananda. Questo è la mercy. Questa è la misericordia. Adharya mercy, unconditional mercy of Chaitanya. La misericordia audaria, che è la misericordia senza causa di Chaitanya. What is meaning of Chaitanya? Qual è il significato di Chaitanya? Consciousness. Coscienza. Always you have to be greedy, conscious to be in that, in now, in the moment. Dobbiamo essere sempre desiderosi, desiderosi di vivere nel presente, nel momento. No. We want to see rasa without even feeling. Noi vogliamo vedere rasa senza avere magari neanche sentimenti. What is feeling? Bhava. I sentimenti cosa sono? Sono il bhava. That feeling is Bhava, and Mahabhava is the highest feeling. I sentimenti sono il Bhava, e il sentimento più elevato è il Mahabhava. Right? When feeling will come, Rasa is there. Quando ci saranno i sentimenti, quando avremo il bhava, allora anche il rasa sarà lì. Krishna. Krishna. And when Mahabhava comes, the rasa is always there. E quando il Mahabhava è lì, allora il rasa sarà sempre costante insieme al Mahabhava. Claro. Ok, Anna. Who has a feeling?
they want to develop highest feeling. Coloro che hanno i sentimenti, allora vorranno sviluppare il sentimento più elevato. Right? Giusto? It's the smooth user. Yeah? Your picture has the highest feeling. Take this. No? Chaitanya, that's Chaitanya means to live in the feeling is Chaitanya. Chaitanya significa vivere nei sentimenti. Vivere nei sentimenti è Chaitanya. Recording in progress. Frida, yeah. Sì. Satyavrata. Yeah. Yeah. Se mi può dare un consiglio dove posso trovare questi sentimenti. Can you give me an advice where I can find and get these feelings? Who has a feeling? Li puoi trovare da colui che li ha. If I don't know to play gambling, how I will learn the gambling? Gambling. Se io non so giocare d'azzardo, come faccio a imparare a giocare d'azzardo? I have to make the friends of gamblers. Devo associarmi e fare amicizia con giocatori che fanno quei giochi. So who has a feeling, we have to develop the friendship with them. Quindi, se vuoi sentimenti, devi sviluppare amicizia con coloro che li hanno, questi sentimenti. So that's the Rasika Bhakta. In questo caso, questa associazione, queste persone vengono definite Rasika Bhakta. Ras means juicy. Ras significa il succo. If he has not juice, how I can get it? Se mi associo con una persona che non ha il succo, come potrò anche io ottenerlo? If you like to drink the juice, orange juice, mango juice, you have to go to the juice shop to drink that. Se tu vuoi bere il succo d'arancio o il frullato con latte, il mango, devi andare lì al negozio dove li fanno per berli. So that are Rasik, who is living in the juice, drinking the juice of Rasa. Similmente coloro che vivono nel succo del Rasa sono i Rasika Bhakta e loro ti possono dare questo succo che anche tu vuoi bere. And the feeling, who has a feeling, they can see Rasa. E coloro che hanno i sentimenti possono vedere il Rasa. Molto facile. È molto facile per loro. Right? Very simple. How you can see Krishna without feeling? Come potrai mai vedere Krishna senza avere sentimenti? Rasa means Krishna. How we can see? Il Rasa è Krishna. Come possiamo vederlo? We need feeling to see him. Abbiamo bisogno di sentimenti per poterlo vedere. The feeling of Mother Yashoda
i sentimenti di Madre Yashoda, feeling of friends, o i sentimenti dei pastorelli, feeling of Radhika, o i sentimenti di Radhika. I talk about Radhika's feeling IQ because I want to live in the feeling of Somni, my Somni Radhika. Io parlo riguardo dei sentimenti di Radhika perché io stesso voglio vivere in quei sentimenti, nei sentimenti di Swamini, della mia Radhika. And that No diversion in love, that is quintessence. E quando uno non ha deviazioni nell'amore, ovvero quando il nostro amore è centrato in un unico obiettivo, senza essere diretto verso tanti altri centri, allora sono situato nella quintessenza. Thank you. Thank you, Gurudev. Altre domande? Sridhar, io cedo volentieri il passo a Yaso che ci aveva una domanda che voleva fare. Sta a fare la ruota di scorta qua, capito? Sì. Vai. Yaso. Allora, cambio rispetto a quello che avevo pensato prima, ce n'ho una che mi interessa di più. Allora, parlando di Raghunath Das Goswami, come si concilia il suo essere associato eterno di Chaitanya Mahaprabhu e quindi presente nei vari mondi per diffondere la coscienza di Krishna, il santo nome, eccetera, e il suo struggente desiderio di andare da Radharani tornare da Radharani? Ci sono, io vedo questi due sentimenti. Come possono essere armonizzati? Cioè, per nascita. Yashoda said that about Raghunath Das Goswami, he sees, he feels, and he sees Raghunath Das Goswami that on one side, he is an eternal associate of Mahaprabhu, and he wants to serve Mahaprabhu by propagating the Krishna consciousness, let's say, how to practice mostly Manjari Bhava and everything. And on the other side, also he has the desire, and that he's a maidservant of Radhika and wants only to live in the maidservant consciousness and wants to reach to his eternal seva as a maidservant. So I see these two aspects, how to harmonize these two different aspects. Again, one by one. He sees and feels Raghunath Das Goswami that on one side he is an eternal associate of Mahaprabhu and that he wants to serve Mahaprabhu by propagating the... No. I want to explain you. Mahaprabhu teach him. When he went two times to Mahaprabhu, Raghunath Das, many times, two, three times, maybe four times, I don't remember. But when he go two times to Mahaprabhu, he went to see Mahaprabhu like a Krishna or like God.
Quindi Raghunandas Goswami è andato diverse volte da Mahaprabhu per ricevere degli insegnamenti, adesso non ricordo bene quante, però due volte è andato da Mahaprabhu, in particolare quando è andato da lui è andato con la visione di vedere Mahaprabhu come Krishna o come Dio. Then he said, this is too early for you. Go back. E Mahaprabhu gli ha detto, è troppo presto per te adesso. Torna da dove sei venuto. To the home. Torna a casa. And live in family. E vivi con la famiglia. Right or not? Giusto? Gananda Maharaj is right. Yes, yes, Gurudev, right. Yes. Why not sent to Sarup Damodar and Rai Ramanand? Because he not clear. He comes to for the God consciousness. Perché non l'ha mandato da Sarup Damodar o da Ramananda Roy? Perché ancora non era chiaro la visione che aveva Raghunandas Goswami di Mahaprabhu e lui l'aveva approcciato per sapere al riguardo la coscienza di Dio. And he said, Markat Vairagya na karo, means don't do the monkey type of renouncement, go to the home and leave the family life. E poi gli ha detto, non fare quel tipo di rinuncia che fanno le scimmie, torna a casa e vivi la tua vita di famiglia. Right? Then last time he see the Nityanand, he meet with Gurudev. Nitya is the Guru. When he show that way, then he realize that this is not Krishna. He's a Radha, and he took that shelter. Una seconda volta, nel loro incontro, era presente anche Nityananda, che è il guru principale. E grazie all'aiuto e alla misericordia di Nityananda, lui ha realizzato, ha potuto vedere che in realtà Mahaprabhu non era Krishna, ma Radha, e dopo aver avuto questa realizzazione, Raghunandas Goswami prese il rifugio in Mahaprabhu. And Guru punish him. He say, you want to go alone? Without me, it's not possible to get. And he say, you have to, I give you punishment to feed the all Vaishnavas. Dahi Chura festival. So he has to do that. E il Guru si arrabbiò e gli disse, vuoi andare da solo senza di me? Non puoi. Adesso ti punisco. E quello che dovrei fare per rimediare a questo è che devi fare un festival per nutrire tutti quanti i Vaishnava con Dahi Chura, il festival del riso schiacciato con lo yogurt. And then he went to Mahaprabhu after festival, blessing of Guru and Vaishnava mercy. Then he realized about Chaitanya. E quindi fece questo festival e dopo aver ricevuto le benedizioni dal Guru e da Vaishnava andò da Mahaprabhu e poté capire di più, realizzare di più chi fosse Mahaprabhu. And where he sent to Sarup Damodar. Mahaprabhu. Dopodiché Mahaprabhu lo mandò da Sarup Damodar. Who is Sarup Damodar? E chi è Sarup Damodar? Lalita Sakhi. Lalita Sakhi. Can say about Radhika. Lalita Sakhi può dire, può parlare al riguardo di Radhika. And Mahaprabhu, why he took the center of Radhika, Krishna? This is Manjari Bhav. E perché Krishna ha preso il rifugio in Radhika, nella forma di Mahaprabhu? Questo per il Manjari Bhav. So, in Mahaprabhu, sometimes is a Dasi Bhav you can see, and sometimes Radha Bhav you can see.
E quindi noi Mahaprabhu possiamo vedere che a volte lui manifesta del Dasi Bhav, ovvero il sentimento di una servitrice come il sentimento di una mangiari, e altre volte il sentimento di Radhika, Radha Bhav. Both Bhav you can see. So how two Bhav he is keeping? Possiamo vedere in Mahaprabhu questi due Bhav. Quindi come fa lui? Dasi and Radhika, they have no difference. They are also Mahabhav Sarupa. Dasi also Mahabhav Sarupa. Come può lui mantenere questi due Bhav? Perché solitamente vediamo che uno ha soltanto un Bhav. Però com'è che Mahaprabhu ha sia il Dasi Bhav e il Radha Bhav? Perché in realtà non c'è differenza tra le mangiari e tra Radhika. Anche le mangiari sono le Mahabhav Svarup, la forma del Mahabhav. So in the past time, sometimes he behaved like a dasi to serve Radha Krishna, and sometimes he served like a Radhika to Krishna. Quindi Mahaprabhu delle volte possiamo vedere che si comporta come una dasi, una servitrice per poter servire Radha e Krishna, e delle altre volte invece soltanto come Radha per servire Krishna. Krishna Radhika is the original. L'originale è Radha. And the shadow of original is dasi. E l'ombra di Radha della forma originale sono le dasi. Jayananda Maharaj is okay or something you want to add? Jayananda Maharaj, va bene quello che spiego, vuoi aggiungere qualcosa? Yes, yes, Gurudev. I am nothing to add. You are more. Yeah. I'm nothing to add. I have no much idea. Gurudev dice, no, aggiungi qualcosa perché non me ne intendo tanto, non c'ho tanto. So by this looking, Rupa and Raghunath, they practice this. This is that Shiva. Quindi con questo tipo di visione, Rupa e Raghunath praticano, fanno il loro bhajan. Questo Dasi. È il Dasi Bhav. In Mahaprabhu. That is Unnat Ujjwal Rasa. Explain now, Jayananda Maharaj. E sarebbe l'Unnat Ujjwal Rasa. Adesso spiega tu, Jayananda Maharaj. Gurudev, please explain. No, please. You explain so beautiful, my vision open because of you. Gurudev chiede a Jayananda Maharaj di spiegare perché la sua visione si è aperta grazie alle sue chiarificazioni, alle sue spiegazioni. So, Unnato, like Ujjwala Rasa is, say, kind of Madhura Rasa. Unnato Ujjwala Rasa è un altro termine, possiamo dire, del Madhurya Rasa. Madhurya Rasa. Unnato means, Unnato is like, no other age, no other incarnation does not show this Baba. Unnat significa che non c'è nessun altro tipo di incarnazione che può rivelare questo tipo di Bhava. So, generally speaking, this Unnat Ujjwala Rasa say like a Dasi Bhava or Manjari Bhava. Quindi l'Unnat Ujjwala Rasa è il Dasi Bhava o Manjari Bhava. Because previous age, like
Veda personify, or like a Lama Tada's place, some sage saw Lama Avatara and they're thinking, oh, I should be like wife of Lama. Nelle ere precedenti, quando c'era il Rama Avatar, allora dei devoti avevano il sentimento di voler essere le mogli di Ram. So, before age, like Krishna's, like a Gopi and Saki Baba, previous age might be impossible, or some person idea Saki Baba or Gopi Baba, but not Manjari Baba. Quindi nelle ere precedenti non possiamo dire che era impossibile sapere a riguardo di delle gopi, delle sakhi, di Radha e Krishna, ma sicuramente non era possibile conoscere il Manjari Baba. So this is really amazing because so everyone want to become like Aika. Like lover of Krishna, a kind of mentality is there. Sorry, Maharaj, the line was blocked. Okay. Could you repeat? Sorry. So Gurudev used to say Gopi Baba. So some devotee who want to be Madhura Rasa, its center is Krishna. Oh, I want to be lover of Krishna. Quindi c'è una classe di devoti che vogliono vivere nel Madhurya Ras e loro mettono come al centro Krishna, vogliono essere dell'amante di Krishna. So, that's all right. Questo va bene. But who can please Krishna most? Però chi è che può compiacere Krishna di più, al meglio? Who can have greatest love for Krishna? Chi è che può avere l'amore più grande per Krishna? So, this previous age, that point is not clear. Nelle ere precedenti questo punto non era molto chiaro. Because or maybe some people may clear. Like Shukadeva could not say who is most beloved gopi of Krishna. O forse qualcuno ne aveva un'idea. Shukadeva Goswami, lui non ha potuto rivelare chi è la gopi più amata da Krishna. So, if we read Bhagavad Gita, Krishna Supreme Lord. Se leggiamo la Bhagavad Gita, vediamo che Krishna viene mostrato essere il Signore Supremo. If we read here from Bhagavatam, Krishna's two Bhagavans one, Krishna's original personality of Godhead. Se leggiamo il Bhagavatam possiamo vedere che Krishna viene definito come la suprema personalità di Dio. So, the center is Krishna. Quindi al centro c'è sempre Krishna. But actually, Krishna say, everybody worship me. Everybody attract by me. But who can attract me? That person should have 100 times more good quality than me. E Krishna dice, tutti gli esseri sono
attratti da me. Tutti gli esseri mi adorano. Però se io vengo attratto da qualcuno, allora quella persona avrà delle qualità molto migliori di me. So that is Srimati Radharani. E questa personalità è Srimati Radharani. So only Srimati Radhika could fully satisfy Krishna. Quindi colei che può soddisfare pienamente Krishna è soltanto Srimati Radharani. So Krishna is original. Krishna was attracted by Mahabhava Chintamani, Srimati Radhika. Perché Krishna è attratto da Mahabhava, Srimati Radharani. So, Radharani's glory is very, very secret thing in the Veda. Però le glorie di Radharani sono nascoste nei Veda. So even though we may learn, even we learn Veda, but this secret we could not find out. Possiamo leggere, studiare, imparare tutti i Veda, e nonostante ciò non troveremo qual è il segreto di Srimati Radharani, a riguardo di Srimati Radharani. And also problem is, so Radharani's love is highest, but we cannot become Radharani. Quindi l'amore che Radharani ha è il più elevato, ma noi non possiamo diventare Radharani. So, but then how can we understand this love of Krishna? Or love of Radharani. Actually, how to understand love of Radharani? And how could we taste Radharani's love? This is, generally speaking, it is impossible for us. Quindi non possiamo diventare Radharani, però come possiamo cercare di comprendere qual è questo sentimento che Radharani prova verso di Krishna? È una cosa quasi impossibile per noi. But actually there is one specific Baba. It's called Baba Urasarati. Who is someone who is Manjari or Kinkari could taste Radharani's feeling. This is before nobody said to us. No scripture mentioned about Manjari, about Kinkari o Baba Urasarati. C'è solo un sentimento che ci può permettere di poter comprendere e gustare l'amore di Radharani per Krishna, e questo sentimento è il Bhav Urasarati, che sarebbe il Bhav che hanno le Manjari, le Kinkari. E senza questo Bhav prima non è mai stato possibile comprendere l'amore di Radharani. In Vrindavan there is two Madhura Rasa. One is Samboge Chattamika and Tatvabe Baba Chattamika. E a Vrindavana ci sono due tipi di Madhura Rasa. Uno Samboge Chattamika e the other Maharaj. Tatvabe. So Samboge Chattamika is someone who wants direct association with Krishna. Samboge Chattamika è quel tipo di bhav che posseggono coloro che vogliono avere una diretta relazione con Krishna. Another person, someone not direct association with Krishna, but someone want to help Radha Krishna unite together. Mentre un altro bhava è quello di quel devoto che non vuole godere, non vuole servire ed avere una relazione diretta con Krishna, ma vuole aiutare Radha Krishna a unirsi, a svolgere il loro lila.
So Tatbabe means someone who is helping Radhika. And then that devotee could feel same Baba with Radhika. And that same feeling that passes. Cioè, questo sentimento è Tat Bhav Chatmika e sono quei devoti che vogliono servire Radhika, che vogliono aiutare Radhika nel suo incontro con Krishna, e automaticamente coloro che posseggono questo Bhav, che hanno questo tipo di seva, provano tutti i sentimenti che prova Radharani stessa. And among the Tat Bhav Chatmika, actually so three kind of gopi or three kind of sakhi. So one sakhi is... Ci sono tre tipi di... One sakhi is some sakhi loves Krishna more than Radhika. Un tipo di sakhi ama Krishna più di Radhika. So this is Bishama Sneha sakhi. Questa classe di sakhi, questo gruppo, viene definito Visamsneha. Samsaki, Radha e Mohan, both equally, almost all equally loves this Samasneha sakhi. Mentre un altro gruppo di sakhi ama ugualmente, allo stesso modo, Radha e Krishna. E questo gruppo di sakhi viene definito Samsneha. But another sakhi that nobody said before. There is another sakhi. Someone who loves Radhika more than Krishna. That's Radha Adik Sneha Sakhi. E poi c'è un altro gruppo di sakhi che non era mai stato rivelato nelle ere precedenti, che sono le sakhi, le gopi che amano Radhika più di Krishna. E queste sakhi vengono definite Radhika Sneha. So this is actually amazing. Because every devotee is object is Krishna. E questo è una cosa incredibile, perché Krishna è l'oggetto solitamente di tutti i devoti, è la fine ultima di tutti i devoti. So because every devotee worship Krishna, this is almost Shastra say. Because Krishna is, you know, every relationship with Krishna, generally speaking, not with devotee. Generalmente vediamo che tutti vogliono sviluppare una relazione e una relazione esclusiva con Krishna, perché anche quello che raccomandano per lo più gli Shastra. Radhika, that's Manjari loves Radhika than Krishna. Mentre le Manjari sono relazionate più con Radhika, non con Krishna, e amano più Radhika. That means Gurudev mentioned subject and object. So usually Krishna is subject, Radhika is object. No, usually Krishna is the object. Solitamente okay. Krishna è l'oggetto. Okay. Krishna is object and then Radhika subject. Solitamente Krishna è l'oggetto e Radhika è il soggetto. And then this is completely opposite sides, completely opposite. Radhika become object. And Krishna become subject. Anyway. Mentre nel Manjari Bhav è completamente l'opposto. Radhika diventa l'oggetto e Krishna diventa il soggetto. Especially Manjari is so dedicated to Radhika. So Radhika's feeling and Manjari's feelings same, like Tadatmika.
Le Manjari sono così dediche al Seva di Radhika che i loro sentimenti sono uguali, sono tadatmika. What is in English tadatmika? Same feeling. Similar. Same feeling. Could Manjari could taste same. Lo stesso sentimento. Le Manjari possono gustare, provare gli stessi sentimenti che prova Radhika. So therefore, whatever Radha is feeling, like mirror, Manjari's heart is reflected. Manjari could understand what Radha is tasting, what Radha wants, etc. Le Manjari possono capire tutto ciò che viene riflesso sul cuore di Radhika, ciò che le desidera, ciò che le vuole gustare, quello che vuole fare, ogni cosa. If Krishna cut lips of Radhika, se Krishna morde e fa un taglio alle labbra di Radhika, allora then amazingly Manjari's lips also cut. Allora incredibilmente anche il labbro delle Manjari manifesta quello stesso tipo di taglio che ha ricevuto Radhika. So, if we become servant of Radhika, dasi of Radhika, we could taste Radha's feeling, or maybe more feeling, even we could understand Mohan's feeling. That is amazing quality of Manjari. Quindi se noi diventiamo servitrici di Radhika, possiamo comprendere e sentire tutti i sentimenti di Radhika, o addirittura anche sentimenti di Mohan. Questa è una cosa stupefacente. So therefore Krishna has in Krishna Lila, Krishna has three desire. Krishna could not understand Radhika's feeling. Radhika's love Krishna could not understand. And Krishna could not understand why Radhika loves me. Krishna could not understand. Also, Krishna could not taste Radhika's this love. So Krishna want to understand these three questions. So he want to steal Radhika's feeling and Radhika's bodily cover. And then he became Chaitanya, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quindi Krishna nel Krishna Lila manifesta tre tipi di desideri, tre quesiti che si pone a se stesso e dice: io voglio gustare i sentimenti di Radhika, voglio capire perché Radhika mi ama così tanto e voglio prendere il suo corpo. Allora lui prende rifugio in lei, si manifesta come Chaitanya Mahaprabhu per poter soddisfare questi suoi tre quesiti. So Mahaprabhu is tasting these three things. Then Mahaprabhu is so merciful. Okay, I taste so good. Let me distribute these three things to other living entity. Quindi Mahaprabhu gusta appieno soddisfando questi tre desideri. E lui è così misericordioso che dopo aver sperimentato e realizzato questi tre desideri dice: ok, adesso fammi distribuire il mezzo, fammi donare questi sentimenti a tutte le altre entità viventi. So, how to taste? That means Mahaprabhu is tasting Radha Baba, also Manjari Baba, and also distributed. Quindi Mahaprabhu gusta il Radha Bhav, il Manjari Bhav e lo poi distribuisce. So how to distribute? He ordered especially Sanatana Goswami, Rupa Goswami, especially Raghunatha Das Goswami, and taste Manjari Bhav and distribute it. Si può fare una domanda, Sridhar?
aspetta, fammi tradurre questo. Quindi lui come l'ha distribuito? L'ha distribuito attraverso Rupa Goswami, Sanatan Goswami e soprattutto Raghunath Das Goswami. Or maybe other another Goswamis. E anche gli altri Goswami. Like Prabodhananda Saraswati is maybe that one of them. Because he distributed Radharasa Sudanidhi. Come ad esempio Prabodhananda Saraswati, che è colui che ha scritto il Radharasa Sudanidhi. There is Shamal who has a question, Maharaj. Shamal from Italy. Yes. Radhe Radhe Maharaj. Yes. Radhe Radhe. You were speaking, la faccio in inglese o in italiano, Shida? Come vuoi, falla, se vuoi falla in inglese te la traduci da solo in italiano, come vuoi. Ok, ok. You were speaking about the four groups of the Krishna and Radha Sakis, yes? Three groups. Three. Ok. So there are, you mean that also Chandravali group is part of that, yes? No. No. Okay, because my question is, in sometime in Ananda Das Babaji books, I read that there are four groups, and in accordingly to the rasa, there are two principal groups. That two groups are the friend of Radha, that who like Manjari, and the other group is the friend of Chandravali. So my question is, how they give us more rasa than the others? Thanks. So actually, Gopi. Well, can you say the page? The page in Radha Rasa Sudanidhi Gurudev. Can you take it? But the page exactly in this moment, I don't know the page. I can find and I can send you the page, but not in this moment, Gurudev. I don't remember. Actually, your question is not correctly. So okay. I'm asking page. What you want to ask, it should be very crystal clear. He writes about Chandravali, yes. But Chandravali is a different group, is a different associate of Chandravali, Padma, Shabya, and other they are their group. This is yes. Separate group, Radharani. There are okay. Two type of group. And okay. This Chandravali is also a question of. So this cannot be combined with Radha and Chandravali. So, uh-huh. So question has to be clear. You don't remember all details. When you will say that, it can be clear. Yes. Because Chandravali is a different group. Okay, so next Radha time, Gurudev. Radha never go to Chandravali place. Yes, sure. Yeah. Next time I look next for the week. Page. Right. Okay. Then we will. This subject we can explain. Okay. So Maharaj so nicely explained this. It's a nice question. Nice. And you will see that how beautifully everything is there. Is there so much mercy Chaitanya Mahaprabhu gives, but nobody say about that. Reality, when you reach, it's impossible to realize it. The life becomes successful only by knowing what about realizing?